Sì, così insieme stavamo un po' chiacchierando, insomma si è aperta un po' una questione che però è interessante, riguardante, cioè, riguarda il mondo reale, perché voi siete in carne e ossa, vi spendete, e al di là di far parte di una categoria, però vi spendete come agenti, poi c'è il mondo dietro le quinte di cui parlavamo, che è il web. Leggo un attimo il messaggio però, come capire che chi mi sta vendendo una casa sia affidabile e corretto? Quali domande devo fare? Grazie, eccola qua, questa era la questione delle questioni. Chi di voi vuole rispondere? Un po' a testa. Ripetiamo, vai Gianni. Allora, per la vicepresidente che cosa può dire? Tanto questo qua ti chiede diverse Ma risposte. un colloquio preliminare con un agente immobiliare è sempre una buona scelta. Poi andiamo, come in tutte le professioni, probabilmente ci affidiamo anche al nostro istinto. Quindi probabilmente se dal colloquio ne ricava una certa empatia con l'agente immobiliare, è più facile per il cliente scegliere un agente piuttosto che un altro. E questo può essere il primo spunto, il più semplice. Poi dal colloquio però deve nascere anche una serie di, devono nascere una serie di quesiti e di domande che ti devono far approfondire la figura che hai davanti a te, che indubbiamente ti segue in un momento di grande, di molto delicato, che è la scelta dell'acquisto o della vendita della tua casa. Quindi sì, devi sicuramente saper rivolgere le domande che devono andare, devono spaziare dalla nostra conoscenza, quindi in ambito giuridico, in ambito tecnico, in ambito urbanistico, in ambito. Adesso vendere una casa ha per noi una serie di incombenze, di approfondimenti che il cliente deve conoscere, deve sapere che noi, ecco, la scelta anche di utilizzare la modulistica una FIAIP, laddove una serie di domande vengono spontanee, perché noi interroghiamo il cliente, alla fine siamo noi a interrogare il cliente, perché gli poniamo una serie di quesiti per controllare che l'immobile sia alienabile. Alienabile vuol dire che deve essere conforme dal punto di vista urbanistico, catastale, quindi noi dobbiamo esercitare un controllo che parte da un atto di provenienza, che parte da una trascrizione, che parte da una planimetria catastale, che parte da un accesso agli atti Mi è presso complicatissimo. l'edilizia privata del comune dove insiste l'immobile. Quindi abbiamo una serie di approfondimenti, il cliente deve sapere di doverci dedicare del tempo. Chiaro. Ecco. Secondo lei, Presidente, cos'altro potrebbe essere un elemento descrittivo per dire questo è serio, questo no? Perché questa è la domanda delle domande, perché al di là Certo, dell'etichetta appiccicata fuori. però come diceva Gilda, io credo che diffidare sempre da chi non fa domande, da chi non chiede. Allora, distinguiamo se parliamo di acquirente o venditore. Nel caso in cui parliamo, per esempio, di un utente che deve vendere un immobile, che si rivolge ad un'agenzia, dove si presenta con magari una semplice planimetria e che l'agenzia non chiede documentazione, io dico diffidare sempre, perché è molto più serio chi chiede cioè la documentazione completa, per cui ci deve essere, come diceva la vicepresidente, un appuntamento e bisogna dedicarci effettivamente del Ecco, tempo. questa cosa qua lei me ne aveva già detto questo discorso della documentazione completa, che effettivamente tante volte ci sono persone che vendono case che hanno ricevuto per esempio in eredità o sono di genitori anziani, eccetera, cioè sono molteplici le situazioni, di cui la documentazione, boh, chissà dove è Non si sa. finita, non c'è, non c'è. E lo Certo. stesso problema è sorto, è il problema dei problemi col 110, perché la gente, tanta Assolutamente, gente c'è veramente impazzita per riuscire. assolutamente. Voi come agenzia, ovvio che ci sarà, adesso non so se ci sarà la corresponsione di un quantum, eccetera, però risolvere certi problemi diventa impagabile a volte. Riuscite anche a sobbarcarvi quest'onere o a risalire i documenti necessari Assolutamente sì. attraverso, perché dovrebbero Assolutamente essere sì. atti Nella pubblici, no? modulistica di cui si parlava prima, ovviamente chiediamo al cliente, che molto spesso ci dice che è assolutamente tutto a posto e che suo padre, se l'aveva ricevuto, se l'ha ricevuto in eredità, aveva sempre tenuto tutto in ordine. E, ecco, noi molto spesso facciamo un po', voglio dire, la figura di coloro Mettono in dubbio. che mettono in dubbio. Ecco, no, non è che vogliamo mettere in dubbio le parole, ma è la nostra esperienza che ci porta a questo.
questo, e quindi diciamo portateci la documentazione da questo. Poi fermate, se manca della documentazione la richiediamo attraverso il loro tecnico, eccetera, se vogliono rivolgersi ad un proprio tecnico, oppure nel caso ci firmano un documento che quindi ci delega a reperire la documentazione quindi mancante. È possibile reperire la documentazione, assolutamente, questo sì. È importante. Ma con tutti questi portali e-commerce chiunque potrebbe vendersi o comprare casa, ma state certi che se non siete professionisti del settore ci perderete sempre, ognuno il proprio lavoro. Questa è un'altra cosa che avevamo accennato, vuole il consigliere dire sì, la sua. Deve essere un collega. Praticamente, allora, essere, in sostanza, sì, per raccogliere un attimino i discorsi appena fatti, una persona che entra in un'agenzia o che chiama un'agenzia o che manda una mail in base ad un'inserzione su un portale, dovrebbe intanto capire con che persona ha a che fare. Quando entro in un'agenzia dico io ho a che fare con, e l'agente immobiliare si deve presentare, deve far capire se lui è un collaboratore che ha titolo, quindi è iscritto per poter svolgere attività di agente immobiliare, o se è addirittura il titolare. Quindi chi in qualche modo, l'utente non può dire non ho avuto coraggio, perché come faccio l'esempio con altre attività, un conto è parlare col titolare o parlare con la persona abilitata a svolgere una mansione, o un conto è parlare con un collaboratore non, certo, abilitato. Possono essere altre le mansioni che fanno i collaboratori non abilitati. Allora si dice, ma tu chi sei in sostanza? Mi va bene che tu mi proponga, mi dai una prima infarinata e via. Però poi io devo avere a che fare con chi risponde responsabilmente. E dopo è l'altro quesito che si può fare, è dire voi avete un incarico per poter trattare questo bene, avete un incarico, l'incarico può essere anche verbale, ma avere un incarico significa aver raccolto la documentazione, averla elencata. L'agente immobiliare raccoglie la documentazione anche di altri professionisti, quindi il primo documento di base è identificare il cliente dal quale io mi reco o che vuole in qualche modo intraprendere un'attività con me, mi vuole incaricare di vendere o di comprare un immobile o di affittare. Quindi chi sei, anche perché noi abbiamo degli obblighi specifici di privacy e antiriciclaggio cui non possiamo derogare. Esatto. E questo è proprio una responsabilità verso noi stessi, raccogliendo i dati del cliente. Questa è la prima. FIAIP è nella legalità e i suoi agenti immobiliari lo sono, e FIAIP fa di tutto perché questi agenti siano formati alla legalità, a norma di legge proprio. In seconda analisi la richiesta è fammi vedere che sei il proprietario, una copia dell'atto di proprietà, se ce l'hai in computer un PDF me lo manda e presto fatto. Poi il discorso che, come si diceva prima, molta gente non sa che ha un immobile che potrebbe non essere in ordine sotto certi profili urbanistico, catastale, o anche avere problemi di ordine condominiale. Quindi l'agente immobiliare le domande le fa tutte, il corredo lo deve avere tutto. Nel momento in cui un cliente si rivolge ad un agente immobiliare, quell'agente immobiliare comincia a non avere la documentazione, a non sapere dove cercarla, a prendere tempo, c'è qualcosa che non va. Non si è preparato per essere adempiente alle esigenze di un cliente che in fin di conti chiede cose che esistono, o che se non esistono l'agente immobiliare si attiva presso altri tecnici, vedi ingegneri, architetti, geometri, certo, che possono accedere, possono quindi risalire alla documentazione, esatto, e che hanno anche titolo per verificarla, confrontarla con lo stato della casa e dire se l'immobile è a posto o no. In passato forse qualcuno magari dice ma l'agente immobiliare mi aveva detto che è tutto a posto. L'agente immobiliare nel momento in cui lo dice si prende una precisa responsabilità, perché significa che in qualche modo ha verificato che questo mi sembra tutto a posto, lui si è attivato perché questo sia. Quindi sarà attenti, lo fa sotto la sua responsabilità. Chiaro, c'era un altro messaggio, vediamo un attimo dalla regia se me lo rimette in onda, eccolo qua. È possibile dare mandato di vendita senza esclusiva? Conviene fare così oppure no? Allora, rispondo io, è possibile? Sì, sicuramente è possibile. Conviene oppure no? Allora, un mandato in esclusiva ha un grande pregio, dà la possibilità al cliente venditore di avere come referente un unico agente immobiliare, il quale agente immobiliare ha una rete di relazioni sul territorio che consente comunque di trattare al meglio l'immobile.
Avere a che fare, affidare un incarico d'esclusiva vuol dire avere la serenità che l'immobile venga trattato al meglio, che non ci siano prezzi difformi sul territorio, perché alcune volte poi capita che il passaparola crea equivoci, e quindi consente in realtà di avere un trattamento privilegiato. Un mandato in esclusiva è un trattamento privilegiato. Certo, questo è importantissimo. Quindi meglio il mandato in esclusiva. Meglio il mandato in esclusiva. Siamo giunti al termine, il tempo è volato letteralmente. Ci sono tante altre questioni, voi continuate, scriveteci, perché dopo da questo traiamo spunto per fare approfondimenti in altre puntate. Se avete ancora dei dubbi però chiamate la FIAIP Padova oppure la FIAIP regionale, che tanto ha la sede comunque a Padova. Avete visto, ci sono dei professionisti molto volonterosi ma molto preparati del settore che possono darvi le più idonee risposte. Una battuta di chiusura, Presidente, velocissima, pochi secondi. Beh, innanzitutto che noi siamo a disposizione non solo appunto per l'agente immobiliare ma soprattutto anche per l'utente, per cui domande, dubbi che ci sono, chiamateci e noi cercheremo di potervi sostenere e supportare, voglio dire, nelle vostre problematiche. Esatto, risolvere i problemi, che è la cosa fondamentale. Allora, io vi ringrazio di essere stati qui con noi. Grazie, ci ringrazio i nostri telespettatori. La puntata la potete rivedere naturalmente in replica nel nostro sito, quindi potete guardarla, valutare le varie risposte in modo da poter risolvere i vostri problemi. Affronteremo altre puntate naturalmente sempre con la FIAIP. Ringraziamo Barbara Manprin, presidente FIAIP Padova, Gilda Pellegrino, vicepresidente di Padova delega alla formazione, Gianni Bacco, consigliere FIAIP Padova. Grazie a voi. E naturalmente buon proseguimento. Grazie e buona giornata.